Allora, l'esperienza di questi anni ci ha insegnato che ci sono tante persone qui in Italia che fuggono da paesi dove non si avete reato. C'è una speranza che diminuiscano i paesi, ma purtroppo le constatazioni che abbiamo dai giornali, dai siti internet, è che invece in alcuni paesi la situazione sta aggravando, come in Uganda, come in Ghana, come in Senegal, quindi sicuramente saranno tante altre persone che fuggiranno. Ecco, vogliamo dire che in Italia è comunque possibile fare domanda, sia per le persone gay, per i lesbiche, per i transessuali, quindi insomma sicuramente è un'occasione per potersi rifare una vita in un posto più. Non fosse il migliore, ma sicuramente un po' più tranquillo rispetto a quello di provenienza. E le organizzazioni gay in Italia sicuramente sono disponibili a dare una mano e a dare il loro supporto a chi ha bisogno. Essere a Palermo, in occasione anche della nascita dello sportello dell'immigrazione, fatto da Sigari Palermo insieme ad altre realtà, è sicuramente importante e molto bello. È il terzo gruppo che mi risulta che stia nascendo in Italia, ce n'è uno a Milano che unisce diverse associazioni gay e lesbiche, non solo arcigay, ma rappresentanti di diverse associazioni, e questo secondo me è anche la cosa interessante di questi sportelli, che forse riescono a costruire una rete fra le varie comunità, e soprattutto ai ragazzi rivolgetevi a questi sportelli perché troverete persone che vi aiuteranno molto volentieri. E quindi l'invito è insomma a tutti questi ragazzi, queste ragazze, queste persone che fuggono da questi paesi di rivolgersi alle organizzazioni gay e lesbiche presenti in Italia, che sicuramente saranno in grado di sostenere e di aiutare in un percorso che è impegnativo, ma che però può dare delle speranze per un futuro.